Cioè, questa ragazzi è la figata più assurda. Io mica lo sapevo che dall'Apple Watch tu ti potevi, tipo, vedere e far partire il video. Cioè, mamma, che roba è? Vabbè, comunque, lavagnetta, Mins. Io che spiego cose o rispondo a qualche hater. Benissimo. Oggi siamo qua per rispondere a una marea di hater miei, ma anche di qualunque persona che fa un arco su Pancapiana che pubblica i suoi video sui social. Saprete già di cosa sto parlando, ma prima di tutto voglio dirvi che, a parte di iscrivervi al canale, perché cioè quello è d'obbligo, assolutamente d'obbligo, devi iscriverti altrimenti non puoi continuare a guardare il video. Iscriviti. Dicevo, questo video mi è stato consigliato da, non mi ricordo il nome, non si chiama, non mi ricordo il nome, ma non mi ricordo il nome, sullo scorso video. No, non è vero, su uno short, mi sa, dove io ho iniziato a spammare di brutto almeno 3 o 4 volte da quando l'ho pubblicato il video dove parlo del mio squat DM, ve lo lascio qua sopra se ve lo siete persi, e da là mi è stato consigliato di fare lo stesso video ma sulla panca. Quindi non tanto da un mio errore, quindi non parliamo tanto di leve in questo caso, ma più di cosa va fatto per la salute delle nostre spalle in particolar modo? Benissimo. Stavo valutando prima di fare questo video che effettivamente io non so disegnare, ragazzi, cioè ormai lo sapete, ma questa è una panca. Piana. Chiaro? Anche se è un po' storta, è piana. Questa sono io mentre faccio panca. C'ho un arco toracico che sembra una pancia. E le mie gambe che non volano perché ho fatto la panca un pochino troppo alta. Non si vede che è un arco cacchiarola, ma non so come farlo. Non so disegnare. E questo è Tim, il mio amico pezzetto di legno che non poverino. Qua ci sono le mani, qua c'è un bilanciere, qua ci sono le mani, qua c'è un bilanciere. Commentate la mia qualità nel disegno da 1 a meno 10. Grazie. Quindi sappiamo che qualsiasi team nella storia della Terra, non Jimmy, perché Jimmy è un weightlifter, Jimmy anche se si mette a far panca piana gli dici iperestendi un minimo, ti fa un arco che arriva fino a quassù in cima. Beata la loro mobilità. E quindi per questo nasce Team. Tim è il mio caro amico pezzetto di legno, che ha una mobilità e non ha neanche quella voglia di informarsi, di capire perché le persone che fanno gare fanno una roba simile e non perché ci arriveremo. Ma insomma, nessuno fa panca come Tim a meno che non ha iniziato a fare palestra ieri. Risponderemo a questa domanda oggi. Chiunque si sia scontrato in un mio video di panca da quando pubblico questa parte, anch'io un tempo sono stata un Tim. Incredibile, ma vero? Faccio panca in questo modo qua. Non perché io aspetti un bambino, ma perché ho un arco toracico non indifferente. Quindi di base Tim si ha in due differenti casi. Quando inizi palestra e nessuno ti sa spiegare la panca piana. Punto numero due, ti alleni da circa 30 anni e sei rimasto alle nozioni di 30 più anni fa. Male, ma ci sono io per questo. No, comunque, a parte quello. Ci sono dei casi in cui la mobilità toracica non permette ovviamente di fare un arco così, ma esistono anche delle vie intermedie. E questo video, per chi lo guarda i primi 10 secondi, servirà anche per far arrabbiare qualcuno, spero. Così il mio engagement sale e si alzano le visualizzazioni. Grazie, se non guarderai il video fino alla fine. No, a parte gli scherzi. Un minimo di arco toracico ci vuole sempre. Con questo video non voglio dimostrare che devi fare panca piana così, ma che non devi screditare delle panche piane così perché hanno il loro senso. Quindi, dopo questo sappiamo che Tim o non gli hanno mai detto che effettivamente deve avere un minimo di assetto scapolare giusto per poter fare panca piana, oppure nei casi molto molto più rari non ha proprio mobilità, è un pezzettino di legno e non è in grado proprio di effettuare un'estensione toracica decente. E quindi dopo questa premessa e dopo avervi detto che non dovete per forza fare panca piana così, soprattutto se non avete la mobilità, spiego una volta per tutte, ed è per questo che molto probabilmente un tuo amico, un tuo parente, una persona che ti vuole bene ti ha inoltrato questo video, oppure ti è capitato e ti interessa l'argomento, perché bisogna fare un minimo di assetto toracico in panca. A cosa serve?
Perché non fanno tutti come team, così nessuno mi viene a scrivere quell'arco è troppo estremizzato, è un arcobaleno. Che bel complimento, tra l'altro, grazie. Non sarò troppo tecnica, perché a riguardo, per chi non lo sa, ho un canale più tecnico insieme al mio collaboratore e coach fidanzato Luca. L'arco toracico ha una funzione importantissima, cioè mettere in sicurezza le nostre spalle. Come faccio a mettere in sicurezza le spalle quando ho un carico che grava direttamente nella panca, ma anche nelle spalle se non si mette correttamente? Dovete sapere che l'arco toracico non proviene dal movimento della schiena, ma proviene appunto dal movimento delle scapole. Perché se io avvicino le scapole tra loro e abbasso le spalle, per forza di cose la mia schiena si inarca. Ed è giusto così. Perché così io riesco a scaricare bene il peso contro la panca e riesco a mettere in sicurezza la spalla, di modo che non si muove più durante il movimento, e quindi riesco a fare una panca piana che, uno, è sicura, quindi non mi farò male alle spalle. Numero due, farò una panca prestante, perché questa posizione qua mi permette di alzare più chili sul bilanciere, perché altrimenti, se non faccio questa posizione, le mie spalle sono ballerine, balleranno durante il movimento, e quindi questo movimento qua sicuramente non mi permette di essere né stabile e né mi permette di alzare più chili. E questo è quanto. Poi, ovviamente, come accennavo un pochino prima, quanto è questo arco toracico? Questo arco toracico, uno, non deve essere per forza di cose eccessivo, anzi, dipende dalla propria mobilità. Ci si può lavorare, questo è un po' un altro discorso, ma appunto dipende dalla posizione, come dicevo, delle scapole e poi da un assetto attivo durante tutto il movimento. Questo che significa? Tramite l'utilizzo delle gambe, quindi il leg drive, e tramite l'estensione toracica e basta, non lombare, riesco a fare questo arco toracico che mi permette di essere in sicurezza. Tramite l'attivazione delle gambe e tramite l'estensione toracica attiva, mi aiuta a non gravare sulla zona lombare. Perché se io faccio un arco toracico e sto morbido, sto morbida, questo appunto potrà effettivamente gravare sulla zona lombare. Un minimo, ovviamente, non è che ti fai male. Però ci sono anche quegli archi che tu vedi, coloro che iniziano magari a fare powerlifting, non ce ne sono molti perché poi se ti viene spiegato bene effettivamente non ti ci viene. Però sicuramente vi è capitato da persone molto mobili che nel torace sono anche più bassi e poi nella zona lombare si alzano e si chiudono. È un po' così, non è un vero e proprio arco. Qua sono più piatti e qua si chiudono. Qua c'è il bacino e qua le gambe. Qua c'è la panca, qua le braccia, il bilanciere. Questo non sono gambe queste, sono queste le gambe, ok? Questo si vede fare da chi riesce a fare una buona estensione anche a livello lombare, ma non ha un leg drive attivo. Infatti, nella zona del torace non estende per niente. Pure dicevo, questo si vede fare da chi ha anche un leg drive attivo, ma a questo punto ha una difficoltà a estendere proprio nella zona toracica. E qua ci si lavora di mobilità. Però un arco più omogeneo possibile, soprattutto un pochino più ampio nella zona toracica piuttosto che nella zona lombare, è utile, se non essenziale, che sia più piccolo o più esasperato in base alla mobilità, e questo mi permetterà di fare una panca sicura. Spero che questo video, che ho fatto più breve possibile, vi sia stato utile. Supportatelo, mi piace, commento, condivisione, fatemi sapere come fate l'arco, se siete più come me o più come team. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!